Buonasera, benvenuti alla diretta di questa sera. Siamo con Giuseppe Manfridi. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Giuseppe è stato già da noi in libreria da Yoshi Sto a presentare il romanzo di cui stasera ci parlerà. Prima di iniziare con Giuseppe, vorrei dire che questa diretta con Giuseppe Manfridi rientra nel progetto Core, un progetto che io ci sto portando avanti da un anno e mezzo con due scuole di Ponticelli e Licolamare. È un progetto che serve a contrastare l'abbandono scolastico. La presentazione di stasera è su questo libro, Ania, la segretaria di Dostoevskij. Diciamo che già dal titolo si può capire che, insomma, uno dei protagonisti è proprio l'autore russo, il nostro amato, possiamo dirlo, Dostoevskij. Ma in realtà, diciamo, il romanzo è centrato soprattutto sulla figura di quella che tu ami chiamare, se ho capito bene, la piccola Anya. Più volte ti ho sentito appellarla in questo modo. Prima di entrare proprio nella narrazione, tu lo sai, trovo che il primo capitolo sia molto importante perché comunque credo che abbia forgiato, formato in qualche modo anche il carattere, no? Di Dostoevskij successivamente a quello che avviene nel primo capitolo, che si chiama Svaghi dell'imperatore. È un capitolo intanto molto bello per come è scritto, per l'atmosfera che tu sei riuscito a creare, ma è anche abbastanza, come dire, ci rimani un attimino perché magari lo spiegherai meglio tu. È una finta esecuzione, quindi dell'imperatore a questi condannati, e Svaghi dell'imperatore perché appunto alla fine. Ora lo leggo da come lo dici tu. Questa miscescena verrà rubricata nei registri amministrativi dello Stato sotto la voce Svaghi dell'imperatore. Quindi, sa, immagino dal punto di vista di un condannato come possa essere un'esperienza del genere e soprattutto come possa poi cambiare in qualche modo la vita di una persona che si ritrova in una situazione del genere. Sì, dunque, allora, il libro nella sua interezza si concentra su un arco di tempo ridottissimo, nonostante la vasta mole e la grande quantità di pagine. In realtà tutte queste pagine sono focalizzate a raccontare 26 giorni di un mese preciso, di un anno preciso, il mese è quello di ottobre, l'anno è il 1866. Solo due capitoli si staccano temporalmente da questo nucleo temporale e sono, come hai detto tu, hai annunciato tu il primo e sono l'ultimo. Il primo perché anticipa di quasi 14 anni, di oltre 14 anni, l'anno della narrazione vera e propria. E l'ultimo perché ci slancia in un domani, come quando in un film vediamo il cartello, no? 3 anni dopo, 3 years later, no? Cioè allora subito sappiamo che dobbiamo proporzionarci con qualche cosa che dovremo colmare noi, immaginandola in ragione di quello che il film ci farà vedere. Ecco, l'ultimo capitolo ci slancia in avanti di molti anni, anzi con un doppio balzo, all'indomani, oltre che all'indomani della morte di Dostoevskij, e poi all'ultimo giorno della nostra protagonista, che per il resto noi viviamo solo nel fulgore della sua più piena e solare adolescenza. Ma il primo capitolo vedrebbe la nostra Anya bimba, un poco più che infante, ed è appunto quello che tu dicevi, il racconto di una macabra messa in scena. È quasi un noir il primo capitolo, perché che si tratti di una macabra messa in scena è un piccolo spoiler lecitissimo che noi abbiamo fatto, ma che d'altronde i lettori più avvertiti possono percepire, visto che sanno che Dostoevskij, in genere si sa che Dostoevskij non è morto, condannato a morte e fucilato. Però ci si domanda: ma che cosa è avvenuto? Attraverso quale escamotage, attraverso quale cruna del lago è passato, Fyodor Mikhailovich Dostoevskij, allora così giovane,
quasi nemmeno trentenne, quindi insomma, anzi, ho sbagliato la matematica, lo stacco fra la prima scena, tra il primo capitolo e già il secondo capitolo è di molti, molti anni. Che cosa è accaduto? È accaduto quello che tu hai detto, che si tratta di una finta esecuzione. Permettimi di leggere l'inizio del libro, perché io ritengo che in ogni caso un'emozione letteraria, ma a volte anche legata a un racconto cinematografico, non derivi solo dall'aspettativa del come quella scena, se non l'intera storia, andrà a finire, ma dal solco emotivo preciso di quel momento che, pur se sappiamo, produrrà un dato esito, in quel momento ci rinnova una precisa emozione. Come dire che se io rivedo Romeo e Giulietta, al momento in cui i due scoprono il loro amore, se lo manifestano e ne sono avvinti, noi in quel momento non siamo tristi perché sappiamo già che moriranno. In quel momento apprezziamo l'emozione in cui l'amore si manifesta. Queste sono le righe con cui inizia il capitolo e dunque il romanzo. Il capitolo che, come tu hai detto, si intitola Svaghi dell'imperatore. Ho qui varie sorte di occhiali. Ora metto questi che mi fanno essere un po' più acconcio per la lettura. Tutto sta venendo adesso, all'aurora, senza scampo, nel minimo tempo che avanza prima dell'esecuzione. 22 dicembre 1849, fortezza di Pietro e Paolo a Pietroburgo. Lui, con le mani ancora sporche di inchiostro, già presumendo il carico di piombo che fra pochi minuti gli riempirà il torace, si ostina a non trascurare nulla del margine di esistenza residuo che tuttora lo trattiene nel mondo dei vivi. I suoi compagni di malasorte gli si ammassano addosso, assorbendolo bovini in un vano compianto che è il sapore arrendevole dello sperpero. Indulgervi significherebbe un abbozzo di suicidio in anticipo sulla fine. No! Le dita stropicciano i polpastrelli anneriti, a poter mettere ancora tutto ciò per scritto. Un nervoso scalpiccio di zoccoli tenuti a bada si mescola ai maldestri passi stivalati del plotone che si va assemblando e al tamburellare prodotto dalle bandoliere su cui picchia sonoro l'acciaio delle armi in avvicinamento. Dunque tutto sta avvenendo adesso, non c'è scampo. Diciamo che la situazione è quella di un gruppo di condannati che non hanno scampo. E invece, solo all'ultimo, quando già il plotone si sarà schierato, i fucili saranno stati spianati, la sciabola dell'ufficiale, del giovane ufficiale che dovrebbe ordinare il fuoco, si abbassa, ma sulle canne di questi fucili, a ciò che essi stessi si abbassino, e poi con sprezzo tirerà fuori dalla giubba un foglio che sbandiererà in modo irridente, quasi in faccia a queste larve, tra cui c'è Dostoevskij, per leggere la grazia e elogiare la misericordia dello zar. Ma perché Dostoevskij stava lì? La domanda è questa: è stato accusato di cosa? Di crimini contro l'individuo o contro lo Stato? Contro lo Stato. Il suo crimine è di carattere squisitamente ideologico. Lui è stato arrestato con altri compagni di fede, diciamo, socialista o socialisteggiante. E lo zar si è divertito. Difatti, Svaghi dell'imperatore sta appunto a dire questo, perché il tutto venne poi rubricato nei registri amministrativi dell'impero sotto la voce Svaghi dell'imperatore. Ma non è che questa condanna scampata non significhi una pena per Dostoevskij, verrà convertita in altro, verrà convertita in anni di deportazione in Siberia, da cui peraltro nascerà un libro straordinario che è la casa, le memorie della casa dei morti. La Siberia significherà per Dostoevskij un transito cruciale, cruciale, un avvicinamento al suo Cristo che impronterà tutta la sua vita futura. Lì riceverà in dono da un compagno di deportazione un Vangelo che sarà carne della sua carne fino all'ultimo atto della sua vita. Passeranno anni. Un libro andrà disperso, se uno ne nascerà, la memoria delle case dei morti, un altro andrà disperso,
parlo di Netoška Nečvanova, il libro che, il romanzo che stava scrivendo, dove curiosamente essere protagonista è una fanciulla del tipo della nostra Anya. L'unico romanzo, se ci pensiamo, no, di Dostoevskij, non vorrei ora dire una cosa azzardata e sbagliata, ma l'unico romanzo di Dostoevskij che abbia per titolo un nome di donna, no? L'Anna Karenina di Tolstoj, per dire, o la Madame Bovary di Flaubert, ecco, è la Netoška Nečvanova di Dostoevskij. Poi lui in realtà l'ha recuperato questo romanzo, il manoscritto andò perso in una forma, recuperato in altre, venne un po' ricostituito, in qualche modo lo completò, ma certo lo completò a distanza di molti anni e dopo un travarico di esperienze terrificanti. E questa Netoška Nečvanova è tanto importante nel nostro personale romanzo, nella nostra Anya, perché Anya, la mia piccola Anya, come tu hai ricordato, mi piace chiamarla, è già piccola in quanto Anya, Anya è un nomignolo, il nome è Anna, io declino Anna in altri due nomignoli che sono Anushka e Netoška, ma quando diventerà Dostoevskij, quando diventerà la moglie Dostoevskij, e già esubererà al di là del nostro romanzo, non dico che non ci interessa più, ma non appartiene più alla nostra storia. Anya è la piccola Anya, perché è una fanciullina che in una situazione in cui ora ci introdurremo e che va oltre il passaggio che ha dato l'avvio al romanzo, alla storia e al libro, si troverà ad affrontare una proposta, una scelta di vita che si rivelerà per lei fatale, ma anche per Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Il secondo capitolo entra effettivamente quindi nella storia, perché vediamo Anya che esce dalla scuola di stenografia che frequentava, e sarà proprio questo il motivo di incontro, no, con Dostoevskij, e poi incontriamo lui. Esatto, lo lascio dire sempre a te perché lo dici molto meglio. Ma sai, il secondo capitolo è un capitolo che ha una particolarità estetica, si intitola Due strade, perché è il momento in cui i due protagonisti ancora si ignorano, o meglio, uno dei due sicuramente ignora del tutto l'altro. Fyodor Mikhailovich non sa nulla dell'esistenza di una fanciulla chiamata per nome Anya, per cognome patronimico Grigorievna Snitkina. Invece Anya sa che sia Dostoevskij, lo sa perché ne conosce l'importanza letteraria, perché suo padre, che è morto da non molto, peraltro, era un appassionato lettore di Dostoevskij e l'ha trasferito la passione per questo gigante della letteratura, ma direi in assoluto gli ha trasferito la passione per la lettura e per i libri. Questo è molto importante nella nostra storia. Ciò non vuol dire che il nostro romanzo è un romanzo per chi già è edotto in fatto di libri. È una particolarità della nostra piccola Anya. Ama leggere, ama riempirsi di storie, di racconti. Dostoevskij per lei è il più mitologico di questi facitori di racconti, perché suo papà lo amava talmente tanto, ma lei è una ragazzetta del tutto proporzionata ai suoi 18 anni, è un adolescente, a un passo dall'essere una giovane donna, ancora non lo è, ha scelto un percorso di studio che la fa essere molto in sintonia con i tempi e con la città, che è un'altra grande protagonista del nostro romanzo, Pietroburgo. Pietroburgo è una città che ha poco più di 100 anni di vita, non ha passato, non si va a Pietroburgo per vedere resti di rovine o mura archeologiche, non si va a Pietroburgo perché lì la mia famiglia ha le radici da sempre. A Pietroburgo può essere nato tuo nonno, se uno è molto giovane il bisnonno, ma altrimenti ci si arriva come in epoche diverse della storia occidentale, si è andati a Parigi e si è messo radici a Parigi, oppure a New York, o nella mia città, a Roma, una città raggiunta, magari per viverci, perché chiamati da San Pietro, dal Papa, dalla sua storia. Così è Pietroburgo. Pietroburgo è una città dove si va per iniziare a vivere il nuovo, se no tanto vale starsene altrove.
E a Pietroburgo la piccola Ania decide di imparare la stenografia, che tecnica di scrittura che pochi ancora sanno usare, che la fanno essere una ragazza aggiornata, del tutto a passo coi tempi, tanto più che la stenografia sta per aprirsi a molti campi professionali di lavoro. Per dire, i tribunali di Pietroburgo saranno i primi a usarla d'obbligo durante le udienze, quindi saranno i primi nell'impero e nel mondo. E la piccola Ania è pronta. La vediamo uscire con un gruppo di ragazze squittenti, pigolanti, giovani, freschissime, prustiane per molti versi, o come in viaggio sempre dire, anche un po' nel clima tempo delle mele, e seguiti da ragazzi di poco più grandi che cercano adescamenti estemporanei, un po' sommari, un po' molto spensierati. E se ne vanno per la loro strada. La giornata di studio all'Istituto Olkin è finita, ora si tratta di fare gli esercizi a casa. E la giornata di una giovane, potremmo dire liceale, che ha fatto la sua scelta di studi precisa. In una strada collaterale passiamo dal tempo delle mele, di Pinotot, il regista del tempo delle mele, passiamo a uno scenario, per chi conosce il decalogo di Kieslowski, che sa già di Kieslowski, cioè invece di film polacco, no? Cioè il famoso decalogo dove ogni episodio è riferito a uno dei 10 comandamenti, no? Con un clima molto fosco, molto particolare. Vediamo quest'uomo un po' reclino, affaticato e gibboso, che percorre una strada che gli è faticoso percorrere. Gli è faticoso percorrere perché è una strada che porta a un suo Golgota. E quindi, se queste ragazze se ne escono esuberanti e felici e radiose da una mattinata scolastica per andare nelle loro case, che c'è da immaginare, sono case non grigie, non tristi, frequentano un istituto che evidentemente è a disposizione di ragazze di un certo livello sociale, quest'uomo invece sta andando verso un suo particolare supplizio, sta andando a firmare un contratto. Quest'uomo, con le mani intrecciate dietro la schiena, mani callose che pure sono fatte per portare la penna, per stringere una penna, io dico una penna che evidentemente gli può pesare come una zappa, sta andando a firmare un contratto con il suo editore, Stellosky, uno dei grandi personaggi del romanzo. E questo contratto ha tutto il carattere di un contratto diabolico, infernale, faustiano. Lui ha richiesto per necessità urgentissime un anticipo di 3.000 rubli. Su questi 3.000 rubli vorrei poi un attimo soffermarmi. Una cifra importante, non colossale, ma sicuramente molto importante. Deve saldare dei debiti che ha accumulato non per il gioco, come si può pensare, ma per un'impresa editoriale fallita avviata col fratello che è scomparso. E l'urgenza è tanta. E Stellosky è d'accordo, dice: sì, maestro, avrà questi 3.000 rubli, basta che metta una firma su questo contrattino che vincolerà ancor meglio il nostro sodalizio. E questo contrattino è un contratto micidiale, perché impegna Dostoevskij alla stesura di un romanzo assolutamente inedito, e Stellosky sa bene che Dostoevskij non ha romanzi inediti nel cassetto, non se lo può permettere. Dostoevskij, quello che scrive, deve subito venderlo, non è Tolstoj, lo dico con ammirazione per Tolstoj, ma pure con l'invidia che lo stesso Dostoevskij aveva per questo scrittore che ha sempre avuto l'agio, come dire, di vivere in una condizione aristocratica e privilegiata. Lui questo non l'ha mai potuto godere, per cui quello che scrive vende ai giornali, alle riviste, romanzi che vengono pubblicati a puntate, sta ancora pubblicando a puntate Delitto e Castigo in questo momento. Ebbene, questo contratto prevede che entro il 31 di ottobre di quello stesso anno, di lì a 2 mesi e mezzo praticamente, lui dovrà consegnare un romanzo assolutamente inedito, di cui non si è apparsa nemmeno un'anticipazione su nessuna rivista letteraria, di una certa mole, circa 300 pagine in un'edizione nostra consueta, per farci capire, 50 fogli a stampa, che sono più o meno quello che dico. E se non riuscirà nell'impresa, Dostoevskij perderà tutti i diritti delle opere che ha già scritto nel passato e tutti i diritti che scriverà nei prossimi 9 anni. Quindi vende l'anima, perché per uno scrittore
cedere quello che il proprio scrivere significa anche in termini di sussistenza quotidiana. È bello sapere che tu vivi in ragione di quello che scrivi, che puoi mantenere chi ti è caro in ragione di quello che scrivi. La scrittura non è un lusso esteriore, la scrittura è importante quando è dentro la nostra quotidianità e quindi cedere questo, cedere i diritti d'autore, il giusto compenso che la scrittura meriterebbe, significa per uno scrittore, per Dostoevskij, cedere l'anima, non scrivere più, piuttosto che regalare tutto al diavolo. Ma quel contratto verrà firmato e Dostoevskij non potrà affrontare immediatamente la scrittura del nuovo romanzo che ancora non sa quale sarà, perché è impegnato a stendere i capitoli finali di Delitto e Castigo, per cui ha un altro contratto con la rivista che glielo pubblica. Si riduce così come uno scolaretto che è arrivato a settembre e non ha aperto un libro e che in una settimana deve fare tutto, tutti i compiti delle vacanze. Si ritrova con 26 giorni a disposizione. A questo punto si rende conto che anche la sua straordinaria capacità creativa potrebbe non sostenere l'impegno ed ecco che gli arriva il suggerimento cruciale. Esiste una nuova tecnica di scrittura, la stenografia. All'istituto Olkin potresti farti consigliare, gli dice un amico, uno studente o un maestro che venga da te a stenografia, che diamine è. Però accetta, tenta. E quindi, e qui ora ti passo la parola, Viviana, terminando solo questo tratto della narrazione. Il direttore, saputo che il grande Dostoevskij ha bisogno di un aiuto del genere, addirittura si dice determinato a essere lui stesso a mettersi a disposizione, ma non può per i suoi impegni con l'istituto. E allora va dal professore di una classe di livello superiore, chiede quale sia il migliore tra gli allievi. È un'allieva ed è la più giovane di tutte. È Anna, Ania, che verrà chiamata dinanzi a tutta la scolaresca, suscitando ondate di invidia e di gelosia, soprattutto nelle ragazze, soprattutto in una, nella più bella di tutte, che solo per questo si sentiva in diritto di essere reputata anche la più brava, Barbara, e le viene lì per lì proposto di andare il giorno dopo presso un certo scrittore per un periodo di tempo e per un certo compenso. Quando la piccola Ania sente il nome dello scrittore, traballa, le gira la testa. Era il mito di suo papà. Torna a casa dalla mamma con cui vive, Anna Nikolaevna, le dice: «Mamma, io devo andare da Dostoevskij, ma non è morto?» Anche lei pensava che fosse morto. E così vivrà questa vigilia col batticuore, e in attesa di presentarsi il giorno dopo, in tenuta molto professionale, con una cartellina nuova di zecca, dal suo possibile futuro datore di lavoro. Ma ancora è tutto da vedere se questo rapporto di lavoro potrà prendere corpo oppure no. Cioè, ritorno di punto. C'è un particolare sulla cartellina che tu già una volta ci hai raccontato. Sì, O è male? la cartellina verde acquamarina. La Esatto. cartellina di Ania, io ho avuto la fortuna di vederla magicamente. Sapevo che Ania, la piccola Ania, aveva fatto in modo di presentarsi quel giorno all'appuntamento da Dostoevskij in modo inappuntabile, quindi con strumenti di lavoro aggiornati, le sue penne, i suoi pennini, i suoi inchiostri, la sua stilografica. Io gli attribuisco una delle prime stilografiche circolanti in Russia, dono di suo padre. Chiaramente questo mio romanzo, tale è un romanzo, quindi su delle basi documentali che sono peraltro il diario di Anna Dostoevskaja, che nelle sue prime pagine racconta ciò che qui è dilatato nelle mie 600, in quanto lei racconta tutta la sua vita di fanciulla, ma poi di donna, di madre e di vedova con Fyodor Dostoevskij, di cui comunque la vedova non diventerà mai, sarà sempre la moglie. Anche nei 34 anni che sopravviverà a Dostoevskij, lei sarà sempre la consorte, con lei che dividerà la sorte di quest'uomo di cui manterrà viva la memoria a prezzo di mille impegni e mille sforzi. Dico questo con particolare calore perché è un giusto omaggio alla realtà di questa donna, ma
nella misura in cui non l'ho raccontata, perché a me interessava in modo egoistico fare il romanziere e raccontare la crescita di una fanciullina messa in una condizione così incandescente, no? Messa dalla vita a una prova di tale importanza. E dicevi di questa cartellina. Io ho molto inventato su questa cartellina e quando sono andato con la mia compagna, con Oksana, a Pietroburgo, a cui debbo, cioè non a Pietroburgo, a Oksana debbo molte, molte, molte cose che hanno a che fare con questo romanzo, molte competenze specifiche. Sono andato a vedere, quella volta ero da solo, perché è stato un ritorno al Museo Dostoevskij, che in realtà è un piccolo museo allestito nell'appartamentino antistante quello abitato da Dostoevskij, Dani e dai loro figli per 14 anni, cioè da quando si sono sposati nel 67 fino al 1881, quando Dostoevskij morì. Ecco, lì di fronte è stato allestito un piccolo museo di memorabilia, dove ad esempio abbiamo il documento dello zar, dove è inserito il nome di Dostoevskij insieme a quello degli altri condannati a morte, e fa molta impressione. Ed è lì che ho letto che tutto ciò venne rubricato poi sotto la voce Svaghi dello zar. Ma c'è la cartellina che Ania si procurò quella mattina stessa prima di andare a Palazzo Alonkin, che non che Dostoevskij vivesse in un palazzo comune aristocratico, era un palazzone dalle parti della Sennaia, che è quel quartiere pieno, traversato da canali, da un reticolo di canali nel cuore di Pietroburgo, dove peraltro Dostoevskij aveva già vissuto in un altro indirizzo e dove ha ambientato Delitto e Castigo, quindi è proprio un luogo totalmente marchiato dalla presenza di Dostoevskij. Prima di recarsi a Palazzo Alonkin, nell'appartamento annidato in Palazzo Alonkin, dove vive Fyodor Mikhailovich, va anche detto, con il figliastro, poiché figlio della moglie defunta, figura questo ragazzo, Pavel Aleksandrovich, molto dissestata, molto inquietante, molto spigolosa, ha un rapporto di odio-amore nei confronti di questo patrigno, a cui rimprovera sostanzialmente una cosa, di non essere il suo vero padre. E glielo rimprovera con una forza, con una ferocia, che lo porta quasi ad assorbirne i pensieri come se poi fossero suoi, invece li derivano tutti da lui. Quindi una sudditanza psichica terribile, che peraltro porterà Pavel Aleksandrovich ha una morte molto torbida, probabilmente dovuta a un omicidio di carattere politico. E con loro due, con questi due maschi, anche un po' trasandati, diciamo, quindi in una casa non tenuta in modo irreprensibile, vive la vecchia Fedosia, che è una governante realmente esistita, che io però ho tradotto in una figura doppia e tripla. Qui poi, se vuoi, potremo sforare anche nel racconto dello spettacolo che ha anticipato la mia compagna Ania, che ha anticipato questo romanzo, dove Fedosia era interpretata da una ragazza molto bella, proprio perché di concerto con il regista Claudio Boccaccini abbiamo voluto inserire un elemento erotico che inquietasse la molto graziosa Ania, però la molto graziosa, non la carnalmente straripante Ania. Quindi vedendo questa Fedosia così anche un po' indecente, rimane un po' sconvolta. Nel romanzo torna ad essere una vecchia, ma una vecchia che a tratti ostenta oscenità. A tratti sì, abbiano potuto nel tempo passato attrarre, e forse nemmeno troppo tempo prima. E quindi ecco che questa cartellina che io faccio comprare in modo bizzarro, un po' macchiettistico quasi, cioè quasi un piccolo macchiettistico, nel senso un abbozzo di vita quotidiana cittadina. Lei la vede questa cartellina dopo averla cercata in negozi che avrebbero dovuto consentire l'acquisto senza trovare nulla, vede la cartellina in un mercato di fiori, era stata abbandonata da un cliente e quindi la compra dal fioraio che gliela vende come se fosse sua. Detto questo, l'ho rivista uguale in una bacheca, sembra, per chi si riconosce i negozi buffetti, sembra proprio la cartellina di buffetti, delle cartolerie, no? Con i nastrini, rigida, lì, era come uscita dalle pagine del libro.
uscita dalle pagine del libro e stava lì dietro questo vetro. Io dico, non posso crederci, è la cartellina, un mio personaggio quasi, perché a volte anche gli oggetti possono essere personaggi o le città. Sì, tra l'altro tornano spesso, no? Tutti i pennini che utilizza Ania, comunque sono molto presenti anche questi particolari. È Quasi un parte del suo romanzo corpo, ricco, esatto, ma è molto ricco di particolari. Quando prendono il tè, quindi questa tazza di tè, le sigarette che Dostoevskij continua a fumare, quindi ci sono davvero molti particolari e molti oggetti che tu utilizzi spesso, che caratterizzano comunque sia la scena che poi gli stessi personaggi, perché la questione delle sigarette, tra l'altro, in Dostoevskij è importante. Possiamo parlare, per esempio, delle iniziali impressioni che Anya ha quando incontra Dostoevskij, che è un solitario. Lui dice: fumo come un solitario, pensa come un solitario. Anya capisce subito, da quando lo incontra la prima volta, che a essere messa sotto esame non sarà tanto lei, ma proprio la stenografia, perché lei, che è una fanciulla molto intelligente, molto intuitiva, lo sarà stato sicuramente la vera Anna Dostoevskaja quando era giovane. Quando parlo di Anya, parlo di lei, di questa fanciulla ritratta sulla copertina del libro, che sia chiaro, non è il ritratto di Anya Grigorievna Snitkina, è però veramente la mia Anya. Quando fra tante immagini, tanti quadri, che insieme ad Alessandro Orlandi, editore della Lepre, perché ricordiamo che questo è un libro edito dalla Lepre, ci tengo molto perché c'è una particolare affezione che mi lega a questo marchio editoriale e al suo editore, quando fra tante immagini abbiamo visto questa, io ho detto, ma è lei, è Anya, perché chi legge il romanzo, Viviana, tu lo hai letto, mi pare, no? E quindi, cioè, è lei, la treccia bionda, queste mani un po' grandi come hanno le adolescenti, no? Come i puledri, che hanno le zampe lunghe lunghe, in attesa di proporzionarsi col resto del corpo, questo abitino che è esattamente identico all'abito che faccio indossare a lei nell'ultimo capitolo, quando in realtà lei è un po' più grande, però marron bruciato, con questo colletto e questa treccia bionda, soprattutto, che è un po' il segno distintivo di Anya, e il suo sorriso molto garbato, che però pur nel garbo fa capire, insomma, che dentro questa apparente dolcezza c'è un perno e la madre definisce di granito puro. Ecco, questo è un tratto importante della nostra fanciulla. Mi sono perso, non so da dove eravamo partiti. In realtà la questione era su Dostoevskij, sulla prima Sì, impressione scusami, di hai ragione, hai ragione. Quindi lei si rende conto che quest'uomo è abituato a scrivere in un certo modo, cioè da solo, velocemente, tumultuosamente, e chi legge Dostoevskij, chi ha letto Dostoevskij, sa come la scrittura dostoevskiana tende ad essere tumultuosa. E quindi si preoccupa, perché pensa che con ogni probabilità il doversi confrontare con una tecnica di scrittura così invasiva, con una donna, una fanciulla che gli stia sempre lì a 1 metro e con cui rapportarsi, potrebbe sconnettergli il flusso immaginativo. E quindi potrebbe non funzionare, quindi lei potrebbe non avere il suo lavoro, perdendo un mucchio di cose in un colpo solo. Perderebbe innanzitutto questo primo guadagno importante della sua vita professionale. Poi perderebbe ovviamente la possibilità di essere dentro un'officina letteraria, perché questo libro in qualche modo è anche la storia della fabbrica di un altro libro, perché è la storia della fabbrica del romanzo Il giocatore di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. E questo in fondo a lei piace. E perché poi la notte prima della mattina in cui si presenta per la prima volta a Palazzo Alonchi, lei incontrerà suo papà. Dice, ma non è morto il papà? Certo, lo incontra in quanto gli si appalesa, gli si rivela. Va da lei un fantasma, come nell'immaginazione possiamo immaginare avvenga, come nella letteratura sovente avviene. Ma
un fantasma che non è un'emanazione di Anya, non è uno spettro, è un qualcosa che si colloca nella realtà, che la fronteggia e le dà degli ammonimenti. Starò lì, dirà il padre di Anya alla piccola Anya, starò lì a sentire. A leggere quello che scriverai, a sentire quello che ti detterà, e poi le dirà una frase che percorrerà tutto il romanzo fino ad approdare allo snodo finale e al modo in cui, al libro finito, il contratto, rivelando il contratto, una chiosa micidiale, al modo in cui questa chiosa verrà contrastata e in qualche modo superata. Gli dirà questo. Non è uno spoiler, è una frase interna alle prime fasi del romanzo. E ricordati che ogni libro, ogni buon libro, a saperlo interrogare, può darti tutte le risposte che cerchi. In qualche modo le dice, ogni libro puoi considerarlo un Vangelo. E lei da ultimo considererà un Vangelo proprio il libro che avrà giorno per giorno trascritto in una lotta contro il tempo assillante, in un countdown che non lascerà quasi scampo perché i giorni passeranno e a volte il lavoro si dovrà interrompere del tutto a causa di una crisi epilettica, altre volte a causa di una convocazione nell'ufficio di polizia. Quindi di questi 26 giorni, improvvisamente tre rimangono assolutamente inutilizzati. Anya si dispera a casa perché a un certo punto Anya scopre che dietro questa urgenza non c'è solo necessità di arrivare puntuali alla scadenza, ma c'è la salvezza o la perdizione di un uomo che lei sta cominciando enormemente ad amare, perché in questi 26 giorni avvengono tre cose. Avviene, certo, la nascita di un romanzo, ma avviene anche la nascita di due amori silenziosi, taciturni, nessuno dei quali ha la forza di manifestarsi all'altro. Anya non può pensare che un uomo della misura, della proporzione e del profilo di Dostoevskij possa interessarsi a una fanciullina che giudica è la stessa, una piccola ignorante. Se lo dice da sé, io rispetto a lui, e lui, un uomo schiantato dalla Siberia, dagli svaghi dell'imperatore, dall'epilessia, dai debiti, dal sistema di vita in cui sta, come può pensare di interessare lo splendore puro che è rappresentato da questa fanciulla in boccio che è Anya? Per cui taceranno e il timore sarà che nessuno dei due abbia mai il coraggio di dire nulla all'altro. Il romanzo racconta la storia. Intanto ci è arrivato un commento, sto leggendo il giocatore, questa vostra suggestiva diretta mi calza il pennello e noi ancora non avevamo annunciato che in effetti il libro che sta scrivendo nel tuo romanzo è proprio il giocatore, quindi Leggevo possiamo dire a Tina che insomma leggendo questo sarà proprio. un'amica in ascolto che in questi giorni sta leggendo il giocatore. E allora io le auguro una doppia buona lettura, non solo per autopromozione, ma penso che possa incuriosirla sapere come, perlomeno io, ho immaginato su delle basi di realtà la maniera in cui l'ordigno letteratura si sia messo in moto per consentire a Fyodor Mikhailovich di immaginare quella specie umana, come dice un drammaturgo William Saroyan, no? Quale sostiene che ogni drammaturgo, allarghiamo il termine, ogni scrittore crea una specie umana. Ecco, quella specie umana che è gettata nelle pagine prolifiche, prolifera, diciamo, e agisce nelle pagine del giocatore, come è stata immaginata tempestosamente. Sia chiaro, il giocatore è citato pochissimo nel mio romanzo. Se dovessi raggrumare tutte le frasi espunte dal giocatore, arriveremmo nemmeno a una pagina. Però, sempre lì, attorno a questo ruotiamo, poi, anzi, a questo proposito, mi piacerebbe fare una lettura di un passaggio che un po' ci porta nel Dico soltanto che se volete fare domande, fatele, che l'autore è contentissimo di rispondere. Dopo la lettura, infatti, Mi ne sento meno, ci sentiamo meno solipsistici, diciamo. Ho colto l'occasione di una
di un messaggio che è arrivato da una lettrice. Viviana, se sei d'accordo, io vorrei leggere un passaggio in Sì. cui il rapporto fra Fyodor Mikhailovich e la piccola Ania è maturato anche se nel corso di pochi giorni, ma sono giorni così intensi, così tempestosi che bisogna sbrigarsi, entrare in confidenza per stabilire, diciamo, un lavoro di squadra che sia il più efficace possibile. Per cui all'inizio c'è assoluta distanza, assoluta freddezza. Ania, difatti, come annunciavi tu prima, si riporta a casa anche una grande delusione umana, cioè sente che in fondo c'è un pragmatismo eccessivo, lei sta lì per essere utilizzata, lei non è che la portatrice di uno strumento che si chiama stenografia, ma ne prende atto, anzi, si impone di mostrarsi il meno possibile, di essere il più invisibile possibile, ma poi qualcosa avviene, lui si rende conto che fumare come fuma, provoca in lei della tosse, e lei sa che se tossirà molto rischierà di metterlo a disagio al punto da fargli preferire di scrivere da solo, al che lei trattiene la tosse, nulla di più impossibile al mondo che trattenere la tosse quando la tosse si impone. Lui capisce che questo supplizio forse glielo può evitare e quindi preferisce imporsi il più lieve supplizio di non fumare, o forse grave supplizio. Però comincia l'orgia del tè, poi viene messo in moto il samovar che per qualche giorno era rimasto gelido, lui andava a prendersi il tè da un'altra parte e manco glielo offriva. Il rapporto nasce fino al punto che lui si azzarda a chiederle qualcosa di quello che sta scrivendo, che ha cominciato a scrivere. Ovviamente, come quando avvengono queste richieste di pareri, spesso si è un po' falsi, pur senza volerlo essere, cioè ci si aspetta dei complimenti, figurarsi Dostoevsky se non si aspetta dei complimenti da una ragazzina che ha da subito dichiarato di essere una sua estimatrice e di quanto lo fosse suo padre. E invece lei dice, ma francamente Delitto e Castigo lo capivo meglio, e lì lui va su tutte le furie, perché dice, non che questo sia meglio di quello, ma come può confrontare un romanzo che ho avuto tutto il tempo di scrivere come dire, cadenze che non erano così stringenti con questo che devo produrre in un lampo? Ma lei è ingiusta, lei è ingiusta. Ma no, insomma, vabbè, insomma. Lui torna successivamente su quell'abbozzo di irascibilità e cerca di capire se non sia il caso, in un momento di pausa, perché in realtà i momenti di pausa poi diventano focali nel mio romanzo, perché lì che io posso raccontare loro due, in un momento di pausa torna sull'argomento. Ricordo, ma non devo ricordarlo all'amica che ci ha scritto prima, che il giocatore è ambientato in una stazione termale dove c'è un casinò e che è di invenzione di Dostoevsky, che si chiama Roulettenburg, e una delle cose che ha fatto storcere il naso alla piccola Ania è proprio il nome di questa città. Gli sembra un po' troppo da bambini, Roulettenburg. Oggi noi potremmo dire come Topolini o Paperopoli, insomma. Ricordo che non vi piaceva il nome Roulettenburg, vero? Ma tornate pure a sedere, ditemi, non vi piaceva, vero? Tranquillizzata Ania si riavvia la seggiola. Più che non piacermi, maestro, e si siede. Diciamo che non mi convinceva, sembra un po' da favoletta per bimbi, troppo di fantasia. Perché non pensare, che so, a Venezia, a Parigi? Perché avrei dovuto organizzarmi di più? Prendere notizie, Parigi e Venezia esistono, non si può mentire troppo. Io non avevo tempo per fare ricerche, non ho tempo, non ho tempo, non lo avevo e non ce lo avrò. Però scusate, mormorania, quello che dicevate prima è un po' strano, in pratica. Voi dite che è corretto, che l'inesattezza può essere una cosa corretta. Per il racconto, se serve a farlo vivere, sì. Lei lo fissa con uno sguardo inesaudito. Anya Grigorievna, voi amate Shakespeare, immagino, no? Lei fa di sì con scatti gioiosi del suo piccolo mento, che un tenero petalo di rosa, i nomi di suo padre, Shakespeare, Eschilo, Pushkin e Dostoevsky. E allora lo amerete di meno sapendo che in una commedia fa andare i suoi protagonisti da Verona a Milano per mare? Ma perché non si può? E no! Distano un giorno di carrozza Verona e Milano.
Secondo la geografia, per mare ci vorrebbero più di 2 settimane di navigazione. Secondo il racconto immaginato da Shakespeare, il viaggio dura comunque un giorno solo. Comunque un giorno solo, ma non in carrozza, per mare. Ignoranza? No. Disinteresse per la cosa esatta, che non deve mai farla troppo da padrona. Una fitta, si direbbe al petto. Al racconto conveniva che i suoi protagonisti andassero per mare e Shakespeare li ha fatti andare per mare. Poteva anche essere esatto, non lo era, ma era giusto così. Non ha perso tempo a informarsi, la commedia l'avrebbe presentata a Londra, nessuno l'avrebbe trovata brutta per quell'inesattezza. Sì, ma gli italiani. Ah, una volta che è piaciuta a Londra, poi Shakespeare si saranno convinti che in un giorno si possa andare da Verona a Milano anche per mare. Ania ride, è quel che lui sperava. Era un altro che aveva sempre fretta Shakespeare, molta, e dopo aver represso una nuova fitta o facendo in modo che lei non se ne accorga, con Roulettenberg non rischio nessuna inesattezza. Ci metto quello che voglio e lo chiamo come voglio. Ecco, qua siamo nella fabbrica, nel workshop proprio, nell'officina Un po' dell'atto di letterario. scrittura di Dostoevsky, no? Allora, facciamo questa domanda. Non ho ancora avuto il piacere di iniziare questa tanto desiderata lettura, nel mentre volevo chiedere all'autore come mai, della vita di un così grande scrittore, hai scelto di soffermarti sull'incontro magico avvenuto con Ania. Perché ora sono un po' brutale, perché Dostoevskij in questo romanzo è una spalla meravigliosa, grandiosa, perché Ania è la protagonista. Non è che io per raccontare Dostoevskij mi sono soffermato su Ania. Io ho voluto raccontare una fanciulla in crescita. Ho voluto scrivere quello che secondo un'espressione di genere viene definito romanzo di formazione. L'educazione sentimentale di Flaubert, no? Romanzo di formazione, il Willem Meister di Goethe, un romanzo di formazione. Cos'è un romanzo di formazione? Un romanzo in cui viene raccontato il divenire di un personaggio che in genere corrisponde a un travalico di età o a un atto iniziatico. Faccio un esempio, mi espando un po' all'orizzonte letterario totale. In genere, molto spesso i romanzi di formazione hanno ambientazioni marine, perché il mare viene considerato un luogo di iniziazione. Pensiamo al protagonista, non ad Aqab, al protagonista, al narratore Ismaele di Moby Dick. Quando Ismaele si imbarca sulla baleniera capitanata da Aqab, si immette in un viaggio di iniziazione alla vita. Un altro bellissimo, più breve romanzo di iniziazione d'ambientazione marina è La linea d'ombra di Conrad, dove un giovane capitano guida la sua prima goletta e si prepara a qualsiasi avversità, dai pirati ai tifoni, alle epidemie, ma non si prepara alla vera avversità, alla più maliziosa avversità che il mare possa imporre a dei marinai, cioè la bonaccia, la caduta del vento che coglie la sua goletta in alto mare, e a quel punto, con grande rispondenza con quello che abbiamo vissuto di recente, penso alla nostra quarantena, si sa quando comincia la bonaccia, ma non si sa quando finisce. E quindi il giovane capitano deve tenere a bada una ciurma che rischia l'ammutinamento ogni istante. Ed è un viaggio iniziatico, per non dire come sia un viaggio iniziatico quello del protagonista dell'Isola del Tesoro. Cioè, viaggi o avventure o imprese che portano il personaggio da una sua età in un tempo contratto in ragione di qualche evento particolare, come quello che accade alla nostra Ania, a un'età matura. Tant'è vero che la lepre usa mettere una domanda a stigma di ogni sua pubblicazione e noi abbiamo deciso di mettere questa. Bastano 26 giorni a trasformare un adolescente in una moglie. La parola moglie non è ovviamente gerarchicamente impari alla parola marito, è pari grado evidentemente, diciamo che sarebbe stata ancora più consonante, ma meno sonora, meno eufonica la parola consorte. Cioè, può un adolescente in 26 giorni diventare una donna capace di spartire la sorte di colui che sarà il suo uomo? In genere no.
Ma quello che accade a Anya in questi 26 giorni è di tale intensità e di tale significato che in questo caso la risposta riteniamo possa essere sì. Quindi non mi sono soffermato su un periodo della vita di Dostoevskij per raccontare Dostoevskij. Io ho raccontato quello che è la nascita di una donna da una fanciulla e questa donna dà il titolo al romanzo. Dostoevskij è in subordine, è nel sottotitolo. Bene, Flavia, che tra l'altro lavora alla Lepre, quindi ricordiamo che è la casa editrice di Anya, del libro, chiede che tipo di donna è delineato nel romanzo, quindi Anya e sua madre. Beh, saluto Flavia con una certa confidenza perché a Flavia debbo molto della vita del libro, perché un'opera letteraria, quale che sia la sua qualità, è innanzitutto un testo e poi diventa un manufatto meraviglioso che è il libro. Insomma, e devo dire che il volume, il libro Anya, quello che tu hai mostrato, ma che io con molto orgoglio mostro di nuovo, deve all'amore che Flavia ha avuto per questo romanzo, la sua professionalità, deve molto per quello che è l'approdo presso le lettrici e i lettori. Questo è un libro molto femminile, molto al femminile, perché è abitato da molti personaggi femminili. Anya impera perché è il perno della storia, non cede quasi mai la scena a nessun altro nel corso delle 600 pagine del romanzo. Ma certo, poi c'è la mamma, Anna Nikolaevna, rimasta vedova da poco, ed è una donna di grande profilo, di grande forza. Io a un certo punto mi sono accorto che per il tran tran, per il menage che facevo vivere ad Anya, cioè il suo andare la mattina a Palazzo Alonchi, tornare la sera per stendere in corsivo quello che aveva stenografato durante il giorno, mi obbligavo a mostrare a me e ai lettori la mamma solo come una massaia che la sera faceva trovare la zuppa pronta alla figlia. E allora ho voluto affondare nella vita di questa donna e raccontarla con una pienezza immaginativa che non risponde probabilmente al reale, ma questo non mi importa assolutamente nulla. La finzione è reale, fa parte del reale. Quindi la mia Anna Nikolaevna, comunque la madre di Anya, mi dà l'idea di una donna nella realtà solida e forte. È comunque una donna finnica che dopo la morte del marito ha preso in mano l'azienda famiglia. Nel mio caso composta solo da due figlie, perché Anya aveva pure un fratello, ma io mi scuso col fratello di Anya negli appendici perché glielo dico proprio: caro Ivan, non mi servivi e non ti ho usato, quindi la mia Anya non ha fratelli, però per chi voglia sapere la realtà dei fatti, viene informato della cosa delle appendici, dove riservo un saluto molto affettuoso al fratello reale, biografico di Anya, non raccontato da romanzo. E Anna Nikolaevna ha delle risorse straordinarie. Lei è una che da piccola, ad esempio, ha dimostrato di saper lavorare le pelli, il cuoio, sa fare le selle, i finimenti per le carrozze e poi impara, poiché vive in campagna, a distinguere al tatto il sesso dei pulcini e chi vive in campagna ed è contadino o allevatore sa quanto sia importante stabilire subito se un pulcino è maschio o femmina. E lei, crescendo, usa tutte queste competenze. Poi addirittura ha un'illuminazione che potremmo definire di carattere borsistico. Riesce a capire l'utilità di un'azienda, di una ditta di falegnameria che avrà l'appalto da parte dello zar per fare le traversine per un tratto di 300 km di strade ferrate, un'invenzione del romanzo, ma che ritengo comunque un personaggio vero e reale. E Anna Nikolaevna patirà la scelta di Anya emergerà in tutta la sua, come dire, irreversibilità, cioè la scelta di questo amore, perché comunque è un amore che ha il carattere dello scandalo, della scandalosità, cioè un divario di età di 25 anni, di oltre 30 anni, cioè.
qualcosa che turba, è un uomo comunque dissestato, non è, cioè, però è un signore di campagna, possessore, per dire alla Gogol, 5.000 anime, no, è un uomo che vive negli stenti, quindi all'inizio trema perché ama la figlia, ma poi la sostiene anche dinanzi allo sconcerto degli altri parenti. Poi c'è Maria, la sorella che vive a Novgorod, che torna da giovine signora con i suoi bravi consigli, che pure ha una sua natura. C'è Barbara, la fanciulla compagna di classe di cui abbiamo detto. C'è Anna, c'è Aglaia Vassilievna, la donna che probabilmente Anya ritiene essere l'attuale compagna amante, e che certo è stata compagna amante di Dostoevskij. C'è Fedosia, di cui abbiamo detto. Cioè, vi sono figure femminili che compongono un dilatato gineceo con vari profili, e tutti molto stagliati. A pensarci, a parte una certa mondanità di Maria, che pure soffre, senza dirlo, la madre di un momento di crisi economica sua e dunque del marito, e poi ci stanno le zie, molto particolari e divertenti, e entriamo in un mondo quasi pennellato, acquarellato. Sono le vere protagoniste, che non sono solo Anya, Anya è la protagonista, ma le altre protagoniste femminili sono tutte padrone della propria vita, in un modo o nell'altro, questo sì. Una trasposizione teatrale, sì, colpa mia che non l'ho detto, c'è stata una trasposizione molto precedente al romanzo, l'hai detto tu prima. Quindi non è una trasposizione, perché No, Anya nasce. C'è stata poi una trasposizione pantografata narrativa, perché nei primi del 2000 io ho scritto una commedia intitolata Anya, e un po' profeticamente sottotitolando questa commedia un romanzo per la scena, ma non avevo certo previsto allora di scrivere, oltre quasi 15 anni dopo, un romanzo. Una commedia che è andata in scena con la regia di Claudio Boccaccini, con l'interpretazione Eroi Dostoevskij di Alberto Di Stasio, e con una giovanissima Ivana Lotito, che poi ha iniziato una brillantissima carriera. Mi piace far vedere questa immagine, che è contenuta nel libro. Oddio, eccola. Questo è un disegno che proprio riproduce una scena della commedia, perché le fattezze di Dostoevskij sono quelle di Alberto Di Stasio. Quelle della piccola Anya sono quelle di Ivana Lotito. E qui vedete delle cedoline attaccate alla scrivania, che io uso anche nel romanzo, perché per dare evidenza teatrale al countdown, io faccio mettere nella commedia a Dostoevskij una frangia di cedole, di 30 cedole. Lui ogni giorno di scrittura ne strappa una e lascia sulla parte appiccicata il numero di pagine residue da scrivere, in modo che sia una sorta di calendario a decrescere sempre a vista, per gli spettatori quando l'azione è scenica, ma in qualche modo, dato che questa frangia di cedolina è sempre ricordata, anche il lettore è incalzato da questi strappi, che a volte non avvengono, cioè vengono gli strappi delle cedole perché i giorni di gioco forza diminuiscono, ma magari per diversi giorni non diminuiscono il numero di pagine che vanno scritte. E questa commedia ha potuto avvalersi di altri importanti attori: Paolo Perinelli, Silvia Brogi, Giuseppe Russo, e di tanti ragazzi straordinari che venivano proprio dalla scuola di Claudio Boccaccini. L'abbiamo presentato alla Sala 1, uno spazio magico che sta a Roma, nella zona San Giovanni, e poi a Ostia. È stato uno spettacolo che abbiamo ripreso per 2 anni. E poi Anna è rimasta lì, dormiente, fin quando è riavvenuta sulla pagina, nella sua espansione romanzesca. Vediamo se c'è con me. Come? Prossimo progetto letterario e come sceneggiatore. Come sceneggiatore. Allora, come sceneggiatore, ho appena scritto, ma è curioso perché ora sto per pronunciare parole che sembrano collocarsi in universi distanti, galassie da quello di Dostoevskij, ma chi mi è prossimo, chi mi è amico, chi mi è vicino, sa quanto siano tutti universi innescati fra di loro. Io nel 90 ho cosceneggiato il film Ultra di Righi Tognazzi, vincitore dello Sto d'Argento a Berlino, dico con grande orgoglio, dopo aver scritto un testo intitolato Ultra. E ho dedicato spesse volte
commedie, testi teatrali, a questo mondo a cui in qualche modo io stesso sono appartenuto, che è quello dello sport e del calcio. E con lo stesso produttore di Ultra stiamo tornando su decenni dopo, su questo universo, con un film intitolato Codice Ultra. Sono affiancato da una co-sceneggiatrice molto in gamba, che è Domitilla Sciaura Di Pietro. Il produttore è sempre Claudio Bonivento, come lo fu di Ultra. La sceneggiatura è quasi terminata. Adesso, chiaramente, per tutto quello che riguarda le produzioni, soprattutto cinematografiche, siamo rimessi ai decreti ministeriali. Per quello che riguarda il progetto di scrittura, c'è un'idea di romanzo di cui nulla dico, che se non un dato aneddotico, è riesumata in me un'idea che ho avuto a 9 anni sui banchi di scuola, che in realtà non ho mai dimenticato, solo che quello che è avvenuto in questi mesi mi ha fatto pensare, ma certo che quell'idea. E quindi l'ho ripresa quasi, quanti? 55 anni dopo, e penso che diventerà un romanzo. Ma prima voglio scrivere un libro, stendere in libro una serie di annunci, così li ho chiamati, che ho messo su Facebook. Anzi, chi fosse interessato, incuriosito, io rimando un mio canale Facebook, scusate, YouTube, che si chiama Giuseppe Manfredi. Ci sono delle playlist. In una playlist chiamata Ania, chi volesse saperne di più prima di affrontare magari l'acquisto del libro, il tuo libro, può avere un excursus di 26 tappe, tanti quante sono le giornate di scrittura. Io debbo, cito un'altra volta Oksana, qui debbo la tessitura proprio drammaturgica di queste 26 tappe, me le ha costruite tutte lei. Sono annunci di 4 minuti, 5 minuti, 6 minuti che percorrono l'intero romanzo. E poi c'è un'altra playlist intitolata Annunci, ovvero annunci del nostro presente nella grande letteratura, dove io mi muovo tra le pareti della mia biblioteca. Alle mie spalle non vedete nessun segno di libri, è una delle poche pareti che non ha libri, quella alle mie spalle. La mia non è una biblioteca gigantesca, però è una biblioteca. E come tutte le biblioteche, è una realtà potenziale, astrale, fantascientifica. Dentro quei libri chiusi vi sono universi, universi, universi. Chi ha visto Interstellar forse ha l'immagine, idea, l'immagine del cosmonauta che si trova a vagare nell'aria all'interno della sua biblioteca. Ecco un po' questo. Io ho cercato di cogliere gli impulsi di questa biblioteca, di questa mia biblioteca, perché mi dicessero dove in altri tempi, in altre epoche, autori molto lontani da noi, autrici molto lontani da noi, hanno scritto parole o frasi o passaggi che con un niente dicono esattamente quello che noi siamo in questo momento. Da Campanile a Virgilio, a Saffo, a Pirandello, a Shakespeare, a Dostoevsky stesso, e ho così inciso, registrato 51 file. Che ho messo su Facebook, ma che si trovano tutti raccolti in questa playlist chiamata Annunci, e che ora deverbalizzerò, cioè partirò da questa oralità per compilare un libro che è un po' di fantascienza letteraria, diciamo un po' borghesiano, che si intitolerà appunto Annunci, ovvero Annunci del nostro presente nella grande letteratura. Bene, un altro commento, però il cognome per me è impronunciabile. Non ho potuto non pensare anche a Sonia Kovalevskaya, la cui storia è stata bene durante i dialoghi matematici all'auditorio. Mi piacerebbe sapere dalla nostra ascoltatrice, io stesso vorrei saperne qualcosa di più. Però Perfetto. poi cercherò di recuperare questo nome e andare a saperne di più. Grazie, se ci ascolti magari. Se per analogia ha colto un'affinità fra le due donne, ne sono molto interessato, incuriosito. Certo. Qui dicono la finzione è reale, condivido e penso anche che spesso il reale sia finzione.
La finzione è contenuta sicuramente nella realtà, è un dato di realtà. Se io dico una bugia, sono reale nel dire la bugia, e la bugia viaggia in un'alterazione comunicativa per cui io ti dico una cosa falsa e tu la reputi vera. Questo è un fatto reale. Quindi poi possiamo anche ribaltare i termini e dire che tutta la realtà è un infingimento, siamo ombre, direbbe Shakespeare, no? Ombre di un sogno sognato da un idiota. Quindi, come Montale diceva, il troppo vuoto che simula il troppo pieno, troppo reali, troppo finti, vale l'una e l'altra cosa. È un gioco magico, cioè, mi piace sempre citare un rigo, niente di più, contenuto nella presentazione che Pirandello fa dei sei personaggi. Quando parlando non dei sei personaggi, ma della Divina Commedia, dice ogni volta che tu tiri fuori dallo scaffale della tua libreria la Divina Commedia, l'apri alla prima cantica, quella dell'inferno, e vai al quinto canto, ecco, in quel quinto canto ogni volta Francesca si innamora e muore solo per te. Richiudi il libro e non è che Francesca, di Paolo e Francesca ovviamente, scompaia, ma sta lì, in una sorta come il monolito di 2001 Odissea nello spazio, sta lì, intangibile. Poi riapri il libro e per la prima volta, per l'ennesima prima volta, per l'ennesima unica volta, Francesca si rinnamora di Paolo e muore solo per te, che la leggi. Tutto questo è reale ed è finto. Giuseppe, io ti ringrazio. Direi che come conclusione è anche perfetta, quindi Io te. Io te. ovviamente il libro lo potete trovare da Io ci sto, me l'avevano già suggerito, ma l'avrei chiaramente detto, e da Io ci Bellissima sto si è libreria, dove ho avuto il piacere di essere stato già accolto in modo affettuosissimo in una giornata pre tutto ciò, quando ancora ci si poteva fittire negli spazi, addensare uno a fianco all'altro, però in qualche modo una comunità l'abbiamo forse creata anche oggi. Questo me lo auguro. Ho visto diverse persone molto interessate, quindi ne sono sicura e spero che tornerai a trovarci prima È facile tornare possibile. stando a casa. È facile tornare rimanendo comunque a casa. Io spero veramente di tornare fisicamente a Napoli al più presto, città amatissima. Fisicamente sempre, magari con il prossimo libro. Va bene, Viviana, va bene. Salutami tutti gli amici Grazie. e le amiche della libreria. Bene, Assolutamente, grazie Giuseppe. ti saluto. Vi saluto, saluto tutti coloro e tutte coloro che hanno seguito questa nostra diretta. Ciao.